Casale Monferrato celebra le eccellenze enogastronomiche del proprio territorio festeggiando il cinquantenario dell'istituzione della legge DOC sui vini italiani. La mostra sul cinquantenario della DOC, Vite, Vino e Territorio, allestita al Castello del Monferrato, comprende tutta la vicenda della legge sulla denominazione di origine controllata, dalla sua redazione da parte del senatore Paolo Desana, che fu il primo firmatario nel 1963, al suo sviluppo. Viene dato anche ampio spazio alle realtà locali e alla storia del vino, dalla mitologia fino ai giorni nostri. In più ci sono anche proposte legate all'Expo 2015. La DOC vuol dire denominazione di origine dei vini, anche se poi negli ultimi anni in realtà questa DOC è diventato anche un sinonimo di un aggettivo qualificativo che vuol dire grande pregio, grande stile. Negli anni 50 si conoscevano due o tre vini, non si esportava niente, era la vera e propria preistoria dei vini. Dopo l'evento della DOC, a partire dagli anni 70, oggi sono circa 400 le DOC in Italia, forse un po' troppe, però ecco, dopo la DOC si è cominciato a produrre, si è cominciato a vendere, si è soprattutto cominciato a vendere la qualità, si è alzato moltissimo il livello qualitativo e soprattutto si è garantito l'origine ai consumatori e anche, oltre che all'origine, anche la qualità e la sicurezza alimentare, che tra l'altro è oggetto, è il soggetto anzi dell'Expo 2015, e credo quindi che Casale, come capitale italiana delle DOC, possa dire la sua anche per l'Expo 2015 con la storia della DOC che è nata appunto a Casale Monferrato. La Regione Piemonte ha aderito con entusiasmo al progetto di Andrea Desana di commemorare il 50° anniversario della nascita della DOC, un momento fondamentale nel 1963, ma un momento fondamentale anche oggi, dove la qualità del prodotto piemontese, in particolare del prodotto vino, risulta una carta vincente per l'internazionalizzazione della nostra regione. Il successo della mostra svoltasi a Casale dimostra che l'interesse verso questa tematica è ancora vivo. Del resto, il vino, il cibo, il nostro paesaggio e le nostre peculiarità enogastronomiche rappresentano una grande carta da giocare, in particolare verso il 2015 e verso l'Expo di Milano. L'occasione di ospitare qui a Casale questa grande ricorrenza dei 50 anni della DOC ci permette di ribadire ancora questo primato che detiene la nostra città sia nel campo dell'agricoltura ma soprattutto nel campo vinicolo.